prospettiva è quella di canali che restano sempre più depotenziati. Ha cominciato Mediaset a vivere la crisi e parallelamente sono cominciati fenomeni come quello di servizio pubblico di Santoro. Cioè, progressivamente, se i contenuti si spostano fuori dalle reti tradizionali, poi le reti tradizionali finiscono ad essere qualcosa di... Ma vedrai che Santoro torna alla 7, tornerà. Dai, sì, dai. Ecco, tu magari sai qualcosa? No? Eh? Magari se la compra. Enrico, dacci una notizia, sai qualcosa della trattativa Santoro la 7? So che c'è. Tu saresti favorevole al ritorno di Santoro? Posso dire che io lo ero già prima, l'avevo anche già detto. E non hai cambiato idea? Non ho cambiato idea perché io ritengo che ci sono dei professionisti che portano dei pezzi di credibilità e di ascolto, mentre ci sono delle persone che evidentemente servono sotto varie bandiere a seconda delle convenienze dei loro manager. Santoro è il titolare di un'impresa, adesso anche in senso culturale, stretto, certo. Ma di un'impresa giornalistica, certo. Che è un brand che dove lo metti comunque... Ma infatti secondo me farebbe benissimo ad andare alla 7 e farebbe benissimo la 7 a prendersela.